Aiutiamoli a casa loro, è facile dire aiutiamoli a casa loro perché l'Europa non può aiutare l'Africa a casa sua, perché l'Africa è già ricca. Il problema dell'Africa è lo sfruttamento dall'Occidente che continua a sfruttare l'Africa ogni giorno, perché il colonialismo è ancora una cosa che insiste e ancora oggi l'Occidente continua a controllare l'Africa e a sfruttare l'Africa. L'Africa è un continente molto ricco, ma il problema è che l'Occidente continua, tipo Francia, che continua a costruire moneta per stati africani che devono pagare le tasse ogni anno dalla Francia, che non possono fare un accordo internazionale senza che intervieni la Francia. E questa è la vera soluzione per l'Africa. L'Europa si deve lavare dall'Africa e smette a sfruttare l'Africa, smette a fare guerra nei nostri paesi, perché non c'è uno stato africano che produce armi. Quindi tutte queste guerre, tutte queste armi che ci arrivano, dove vengono? Dall'Europa. Questo sarà la soluzione dall'immigrazione. L'immigrazione è colpa d'Europa, perché cioè, tanti stati africani hanno delle risorse, delle cose che l'Europa, l'Occidente, in fondo danno un piccolo percentuale a questi stati, perché loro riescono a sfruttare questi materiali, li aiutano a sfruttare questi materiali, danno poco percentuali. Così questi stati non hanno niente, i politici prendono questo, la mettono in tasca, e un politico che si rifiuta di fare questo, ti uccidono, ti tolgono dal mezzo. E questo, l'Europa deve smettere questo, così possono risolvere il problema dell'immigrazione. A parte questo, vi voglio parlare di un ragazzo che si chiama Kabi, che in questi giorni ha conquistato i social con i suoi video comici che fanno ridere, ma in questi giorni tanti giornali l'hanno descritto come il fenomeno italiano. Gli stessi giornali che quando un ragazzo nato qua, cresciuto qua, fa una rapina, dicono: un immigrato nato in Italia ha fatto questa rapina. Come fai a diventare immigrato ancora prima di essere nato? Come fai a essere un immigrato ancora prima di essere nato? Questi ragazzi che sono nati qua, tanti ragazzi, non ottengono la cittadinanza italiana, non sono considerati italiani perché solamente che hanno la pelle nera. Possono andare a scuola con i compagni fino all'università, non possono partire a Erasmus, non hanno gli stessi diritti con gli altri compagni. Ma quando è al contrario, come nel caso di Kabi, che è arrivato in Italia da un anno. Sì, io sono d'accordo, Kabi è italiano, come l'hanno descritto i giornalisti. Ma quando succede al contrario, pure un ragazzo nato qua, cresciuto qua, ha fatto una rapina, non devono dire un immigrato nato in Italia ha fatto rapina, devono dire un ragazzo ha fatto rapina, perché non c'è bisogno di specificare, perché lì discriminano. Ho studiato la storia d'Italia, perché i miei compagni possono partire per Erasmus, io no? Perché ovunque vado mi considerano come straniero, perché ha la pelle nera, questa è la verità, anche nato qua, studiato qua, lui non parla la lingua di questo lavoro, parla italiano, parla il palermitano, ma lo stesso per la legge italiana, perché non c'è il soli, non è considerato italiano, e questa legge deve essere cambiata. Grazie a tutti per la vostra attenzione. Grazie.